Buongiorno! Ciao a tutti! Chi c'è di bello? Ti ho fatto uno scherzetto, pensavate che non ci fossi e invece vi ho dato solo il tempo per collegarvi. Buongiorno a tutti! Per chi non mi conosce, io sono Elisa e stamattina passeremo 40 minutini insieme per farci un bel allenamento. Come state voi? Spero che vada tutto bene. Cosa andremo a fare oggi? Faremo questi 40 minuti divisi così, 30 minuti belli intensi, con un'intensità appunto medio-alta, ok? Non ci serve nessun tipo di attrezzo se non l'asciugamano, il tappetino e una bottiglia d'acqua se vorrai bere, ok? Voglio fare un saluto a Canale 3 che ci ha dato la possibilità di entrare nelle vostre case tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì alle ore 17. Ok? Ciao Marco, buongiorno. Inoltre potete trovare le nostre dirette caricate direttamente sul canale YouTube Palestra Presidente, le potete fare in differita se non riuscite a fare in contemporanea l'allenamento con noi. Chi è che oggi si allena con noi? Fatemi vedere, scrivetemi, guardiamo se oggi mi funzionano i commenti. Allora, intanto vi ricordo, quindi 40 minuti, lezione intensità medio-alta, non ci serve nessun tipo di attrezzo. Ciao Ri, buongiorno! E quindi vi chiedo di iniziare a commentarmi, fatemi sapere un po' che fate, come state, che almeno abbiamo un feedback. Poi per chi non lo sapesse, ci siamo mobilitati con delle videochiamate per essere un po' più vicini, per ritornare a quel rapporto che avevamo direttamente nella sala pesi, che a noi ci mancate tantissimo. Qui è vero, è bellissimo perché voi ci vedete, ci seguite, su questo siete bravissimi. Però insomma anche noi un po' sentiamo la vostra mancanza perché non vi vediamo, soprattutto non vediamo i vostri occhi, le vostre facce durante gli esercizi. Ciao Silvia, buongiorno! Ci sei? Oh yes! Perfetto, alla grande, sono felicissima! Quindi se ti interessa fare delle prove attraverso le videochiamate, contattaci pure senza nessun tipo di problema che noi siamo disponibilissimi, ok? Molto molto bene. Allora, quindi vi ricordo di condividere i nostri allenamenti con vostri amici, parenti, fidanzati e chi più ne ha ne metta per far provare i nostri esercizi anche a loro, per farli stare meglio, che voi che le provate sapete già che si sta bene e fanno la differenza, no? Quindi alla grande, benissimo. Allora, guardiamo quanti siamo. Siamo già arrivati un bel po'. Quindi chi è che si allena? Silvia, poi. Guardiamo, guardiamo. Chi se no qui chiacchiero, chiacchiero e poi non si fa niente. Ok, allora, io intanto mi preparo. Mi levo la felpa, che tanto ci iniziamo a scaldare. E se siete pronti si inizia, che dite? Qui c'è il nostro programma, eh? Poi se lo vuoi, ricordati di mandarmi un messaggino che io te lo condivido più che volentieri. Cristiana mi dice, dopo la diretta si impara la coreografia di salsa di Luis, preparati, sono prontissima. Luisito ne sarà felicissimo, ci voleva proprio la quarantena per farmi iniziare a ballare e quindi vi terrò aggiornati. Come io terrò aggiornati sulla mia Zumba, voi tenetemi aggiornati sui vostri allenamenti, ok? Ricordatevi profilo Facebook e anche Instagram, noi vi aspettiamo, vogliamo sapere come stanno andando i vostri allenamenti con noi, ok?
Credo comunque ci si sente. Allora, siamo pronti. Io rifaccio ripartire la musichina, almeno si parte. Facciamo un passettino indietro, che almeno mi vedete bene, e andiamo lassù. Prendi gamba, braccio opposto e salgono. Hop, 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 vai, 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 bella lunga, eh. Lascia le spalle laggiù basse e tira bene la caviglia. Alterna. Ok, vai che si inizia. Vai, vai, vai. Ce l'hai il tappetino e l'asciugamano a portata di mano? Ti ricordo ti serve solo quello, eh? E ora lo andiamo a utilizzare subito, che almeno ci allunghiamo bene bene. Ok, quindi prendi il tappetino, ti metti lì e stendi, scendi e torni, scendi e torni. Oh, ginocchio in terra e stendo, ginocchio in terra e stendo. Vai, vai. Hop, allungati bene, senti come tira dietro, cerca bene di provare di arrivare con i talloni belli a terra. Da qui un ginocchio va, stendo e torno, stendo e torno, mi giro e guardo che mi vedete meglio. Hop, allunga, vai, sali, su, vai. Comunque stamani mi manca un bel po' di fan, guardiamo se in corsa d'opera si attivano. Fatemi sapere se ci siete. Lo so che vi state riscaldando, ma almeno un ciao nei momenti di recupero me lo potete mandare. Ok, ci siamo e si ritorna. Quadricipiti, hop! Vai, vai, vai! Vai lassù, bello lungo. Se puoi, aumenta la tua velocità. Allunga e cambia. L'allungamento resta, ma è il tempo di transizione tra una gamba e l'altra che diminuisce. Vai. E si ritorna giù per andare a allungare la parte posteriore. Eccola là, crescendo, hop, giù, ginocchia e ritorno. Obiettivo talloni in terra, ricordatelo, eh. Iniziamo con la prima parte. Se è la prima volta che lo stai facendo, te lo rispiego come funziona. Sono tre esercizi, ogni esercizio sono 30 secondi. Alla fine dei tre esercizi recuperiamo. Quindi sono un minuto e mezzo senza pausa, ok? Allora, il primo è molto semplice. È come se facessi 1, 2, 3 e un salto. 1, 2, 3 e un salto. 1, 2, 3. E un salto. Ok? Questi sono i nostri primi 30 secondi. Dopo questo andiamo a fare uno squat e una X. Hop, 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 ok? Squat con una X in apertura. E alla fine facciamo un push up e un mountain climbing.
sono i primi tre esercizi da fare. Te li ho spiegati? Se non li hai ben capiti, vieni dietro a me. Va bene? Ci siamo? Partiamo? Via! Quindi 1, 2, 3, 4 e un salto. 1, 2, 3, 4 e un salto. Metti di avere una corda. Tira su quelle ginocchia. E su. 1, 2, 3, 4 e su. E su. E su. E su. E su. 2, 3, 5. E qua ci sarà lo squat. Eccolo là. Squat e abdo. Op. X. 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 Cerca con i ginocchi. Anzi, cerca con i gomiti di ginocchi. Vai. Op. Allungati. Ginocchia, non me la prendo a male, alla grande. Bene, ce l'hai gli ultimi due. Uno e stop. Il primo giro è andato, ottimo. I miei capelli sono sempre peggio, quindi se sei un parrucchiere chiamami, perché ne ho bisogno. Quindi ripartiamo, 15 secondi e rifacciamo un altro giro. Ok? Ci stai? Te lo ricordi? Il primo era la corda, ok? Vai e ci siamo, 2, 1, 1, 2, 3, 4 e salto. 1, 2, 3, 4, su. 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 Se non lo puoi fare, aumenta magari la velocità e continua a fare dei piccoli saltelli, ok? Opla, 1, 2, 3, 4, su. Op. Op. Su. E cambio. Squat, X. 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 Vai. Su. Stringi bene le vele. Ciao Yara, benvenuta! Che fai? Ti alleni con me? Ok, recuperiamo e ripartiamo. È l'ultimo giro, Poi passiamo alla seconda parte. Non ricordi qual era il primo? C'era la corda con un salto un po' più grande, vai! Hop! Su! Su, 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 vai, 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 e stop, ci abbiamo lo squat. Vai, vai, ci sono gli ultimi 10.
allenamenti o il mountain climbing? 2, 3, 4, apro, apro, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Respira, eh? E stop! Molto bene! Ciao! Ciao Debbie, ciao Chiara! Che bello vedervi! Ok! Mentre voi siete così a commentare, che io non ci credo che voi state tutti facendo movimento, o forse dovrei, partiamo con la seconda parte, ok? Quindi, se hai bisogno di bere, bevi, che io intanto ti spiego il prossimo. Allora, 45 secondi, ok? Con 15 di recupero. Anche questo lo ripetiamo per 3. Ecco la Marti, lo dicevo prima, mi mancavano i fan più sfegatati. Buongiorno. Quindi andiamo a fare questo per 3 volte. Ogni giro sono 45 secondi. Ci mettiamo giù in plank, ok? In plank e andiamo. Tocco spalla, tocco spalla, gambe, gambe, tocco spalla, chiudo, stendo. 1, 2, chiudo, stendo. Ok? Non so se mi avete visto, però magari mi sposto un po' più qua. Quindi questo lo ripetiamo per 45 secondi. Tocco spalle, le gambe che sono distanti vengono a me a cercare il petto e poi ritornano dietro. Ci stai? Allora partiamo, eh? 2, 1, vai, tocco, tocco, avanti, dietro, tocco, tocco, avanti, dietro. Ok, ci sei? O vai, ancora, op, op. Se non ce la fai a saltare, piede, 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 torno. Vai che ci siamo quasi! Tocco, tocco, piede, piede e stop! Rimani lì, se c'è da ripartire, eh? 10 secondi e ripartiamo! Hai capito? Quindi tocco, tocco, piede, gambe al petto e ristendo! Se ci sei, ripartiamo! Tocco, tocco, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Mi raccomando, fate l'addome, non lo mollare, vai, tocco, tocco, torno e vado dietro. Ciao Julie! Vai, vai, c'è gli ultimi 15! Tap, tap, op, dietro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, e stop, recupero 15 e riparto anche con questo, forza, forza, recupera bene, è l'ultimo giro, poi dopo c'è il Tabata, andiamo, pronto, via! 1, 2, 3, 4. Vai, vai, spalla, spalla, gambe, stendo, spalla, spalla, gambe, stendo, spalla, spalla, gambe, stendo. Hop, hop, 1, 2, spalla, spalla, gambe, stendo, spalla, spalla, gambe, stendo, tocco, tocco, gambe a me, riporto dietro, vai e ci sei, gli ultimi 5, 4, 3, 2, 1, e stop, molto bene, bravi,
state? Ora mi potete commentare, fatemi sapere. Ok, nel mentre che recuperate vi spiego il Tabata. Sono 4 esercizi, ogni esercizio dura 20 secondi, 10 secondi invece di recupero, e poi partiamo con l'altro, ok? Quindi il primo è questo: gamba destra, affonda dietro e kick, affonda, kick, affonda, kick, affonda, kick, ok? Quindi la destra prima va dietro e poi calcia, va bene? Si fa prima con la destra, in mezzo ci mettiamo un altro plank con il ginocchio che a questo giro viene laterale. Il plank lo puoi fare anche con i gomiti, ok? Quindi ginocchio destra a sinistra laterale, poi facciamo l'affondo sinistro kick e l'ultimo vi facciamo un altro plank e andiamo a toccarci la punta dei piedi. Quindi da posizione di plank tocco piede e torno, tocco piede e torno, ok? Quindi questi sono i prossimi 4 che ora le facciamo insieme. Siete pronti? Ci mettiamo. Quando parte il countdown si va. Partirà? Guardiamo. Vai, vai, vai. Quindi, da dietro, kick. Ok? È questo. Vai, ora parte il countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Scendo, scalcio, scendo, kick, hop, slancia, vai, stringi forte l'addome quando slanci, hop, hop, senti bene lavorare la mela, e stop, andiamo giù a terra, in plank, c'è il ginocchio che è laterale, questo, sei pronto? Via! Fate l'ombelico! Testa bella lunga! 2, 1, stop! Affondo con la gamba sinistra e scalcio! Quindi è questo! Via! Lavora bene con il gluteo! Spingilo! Hop! E so! Ci rimettiamo giù in plank e andiamo a toccarci il piede opposto! Vai, hop, hop, mani in plank e torni e incroci. Vai, 2, 1, stop. Ci sei? Perfetto, ripartiamo. Affondo con la gamba destra e scalcio. Via! Vai! Lungo! Due! Uno! Stop! Ritorno giù! In plank, il ginocchio viene laterale! Pronto? Vai! Fate l'ombelico! Le gambe sono leggere!
braccia la testa in linea con le spalle, non lo buttare giù, c'è l'appoggio in sinistro e poi salto avanti, eccolo, fammi vedere la suola. Vai, 2, 1, stop, torno giù in plank o con le mani vado a toccare il piede opposto, hop, andato questo Tabata? Scrivetemelo, fatemelo sapere. Ecco, è arrivata anche Ale e Barbara. Ciao! Ok. Ripartiamo. Ci sono gli ultimi due step. Ok? Quindi ci sono 2 minuti divisi in 30 secondi. Quindi sono 2 esercizi da fare, da ripetere 2 volte. Qual è il primo esercizio? Non vi serve l'asciugamano, quindi si rimette a posto. È questo, da qui faccio uno squat, lo chiudo, mi giro, lo chiudo, mi giro, hop, e torno. Ok, per 30 secondi. Quindi vado sinistra, centro, destra, centro, sinistra. Ok, e si fa un mezzo giro. Dopo fatto questo, alterniamo uno skip a una calciata dietro. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? E lo ripetiamo per 2 volte, quindi sono 2 minuti, lo stop. Allora, se ci siamo, direi di partire. Se lo ricordi com'era lo squat? Abbiamo detto squat, chiudo e torno, ok? Ora si parte tra 5, 4, 3, 2, 1, vai! Hop! Vai! Passi dal centro e ritorni. Poi dopo c'è lo skip con la calciata dietro alternato, ok? Ci siamo quasi, 4, 3, 2, 1, calciata e skip, calciata e skip, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tra 5 si riparte, con lo squat. Eccolo. Vai. Ci sei? Lo senti? Stringi bene le mele. Usa bene la pianta del piede, che ti permette di tornare su bella veloce, cerca di farla stare a terra il meno possibile. Vai, ci siamo e ritorno, skip, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hop, 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 hop. Dai, è l'ultimo sforzo. Uno, due, tre, quattro, ultimo. Un, due, tre, e stop. Benissimo. Bravissimi.
attimo, ci siamo quasi, c'è rimasto solo il nostro ultimo minuto. Come sto andando? Ora che recuperate, scrivetemi. Non mi scrivete? Allora io riparto, senza nessun tipo di problema. Allora, andiamo. Vi stupirò oggi. Vi stupirò, quindi segnatelo nel calendario, perché oggi non c'è nemmeno un burpees, nemmeno uno. Quindi approfittatene e fatelo questo allenamento, che io la possibilità di fare zero burpees oggi ve l'ho data, ok? Quindi si parte con 15 jumping jack, ok? 15 ne facciamo. Dopo jumping jack ci facciamo, contiamo 10 squat jump con l'affondo combinato. Quindi scendo, hop, 1, scendo, 2, scendo, 3, scendo, 4, ok? Quindi molto jumping jack. Silvia, vero? Ti vedo che ti dispiace un po' che non ci siano burpees. Lo sto vedendo. Sei contenta? Secondo me no, alla fine sentirete la mancanza, Dopo 10 squat jump combinati con gli affondi obliqui, se non le puoi fare obliqui non importa, le puoi fare dietro o le puoi fare laterali, ok? Ci facciamo un squat touch, 1, 2 squat touch, ok? Quindi scambio e devo toccare 10 volte. Tu mi dici, Silvia, davvero dispiaciuta, me lo immaginavo. Vi volevo dare però questo brivido di un allenamento senza burpees. Ok, quindi facciamo 15 jumping jack, squat, jump con l'affondo incrociato dietro, ok? E 10 scambi di squat. Ok? Guardiamo in un minuto quanto tempo ci mettete. Quando, davvero, più veloce le fate, più recuperate, ok? Alla fine del minuto ripartiamo ovunque siate arrivati nel fare la sequenza di esercizi. Allora, io direi che si può anche partire. Ti ricordo 15 jumping jack, ok? Quindi si parte da 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, squat jump, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Io recupero quasi più di 15 secondi e ripartiamo. Com'è? A posto? C'è da fare altre due giri, Ripartiamo tra 8 con 15 jumping jack. Ci sei? 2, 1. Sempre lì.
10 secondini da ora. C'è da fare l'ultimo giro, Ci sei? Sempre 15 jump in jack. Via! La lotta contro il tempo. Come state? Come va? Tutto a posto? Se avete usato il cardio frequenzimetro, mandatemi il risultato, che almeno mi rendo conto come state anche per voi. Se non avete il cardio frequenzimetro, scrivetemelo. Come vi sentite? Ok? Molto bene. Bravissimi. E soprattutto fatemi sapere se avete sentito la mancanza di burpees. Ok, molto bene. Ora, come da tradizione, abbiamo gli ultimi 5 minutini, ok, di Tabata, di addominali, solo e puri addominali. Quindi andiamo sul tappetino. Io rimetto il Tabata e partiamo. Ok, quindi questo lo zittiamo e si riparte. Lasci la mano, ci tiriamo giù, partiamo subito con un crunch reverse, prima una gamba e poi quell'altra, ok? Ci sei? Allora, guardiamo che oggi questa Tabata con Laura, mi sembra poco. Allora, andiamo, che fate il calm down. Quindi, gambe alternate, ricordati bene di mantenere la lombare, ombelico dentro e carico, butto fuori l'aria. Quando vieni su e stop.
Prima avevamo incrociato la spalla sinistra con la gamba destra, ora facciamo il contrario. Quindi mi posiziono e vado. Hop, incrocia, stendi bene la gamba destra, spingi con quel tallone. Guarda sempre lassù alto. Due, uno e stop. C'è da fare un plank. Apri, chiudi. Non lo facciamo piede piede, ma lo facciamo in contemporanea. Via. Vai, forte con l'addome. C'è da fare l'ultimo sit up. Lo facciamo con le gambe sdraiate. Via. Se non riesci a farlo le gambe sdraiate, comunque pieno e lo ripeti come prima. Ok? Molto bene. Rimani lì. Fatti un bel applauso, perché anche oggi hai portato a fondo il tuo allenamento. Molto bravo, brava, alla grande. Abbiamo fatto 40 minuti belli intensi, spero ti sia piaciuto. Ora facciamo un po' di stretching. Ci rimettiamo giù e ci portiamo a noi. Prenditi la punta dei piedi e stendi le gambe. Metti la destra sopra la sinistra, al ginocchio sinistro e tira a te. La caviglia sinistra inizia a girare e cambia. Giro, alterno e stendo. Gira bene la caviglia destra. Cambio. Butto giù tutte e due le gambe, allargo bene le braccia all'altezza delle spalle, unisco le ginocchia ai piedi e ruoto il bacino. Se hai bisogno, con la mano tira verso di te, le gambe, tirale verso a terra, l'importante è che le spalle non si stacchino. Stessa cosa, torni al centro e vai dall'altra parte. Da qui vieni su, torni su, allunghi bene la schiena e ti vai a prendere la punta dei piedi. Ti giri da un lato sulle punte, sulle ginocchia. Le mani le metti dietro e alzi bene il bacino. Ritorni giù, le mani in avanti e spingi sulla punta dei piedi. Salti sui talloni. Le mani camminano, si prendono i talloni, piego leggermente le ginocchia e vengo su. La mano prendo il polso opposto e tiro. Ritorno giù e riprendo di là.
Allunga, allunga bene. Ritorno giù, riprendo l'aria e butto fuori. La riprendo e butto fuori. Ultimo. E bravi! Grazie! Grazie, grazie, grazie! Anche a voi che siete arrivati a metà live iniziata, ma sappiate che avete sempre la possibilità di riguardare tutte le nostre dirette sul canale YouTube che abbiamo della palestra, su canale 3 che ci dà sempre la possibilità di trasmettere le nostre live dal lunedì al venerdì alle ore 17. Quindi ci potete seguire, non avete scuse. Un po' come dice la canzone di Jovanotti, mi fido di te, io mi fido di voi. So che continuate a muovervi, ma provate a far muovere anche gli altri. Fategli un bel regalo. Se vi sentite bene, questa sensazione che avete ora addosso a fine allenamento, dopo la doccia, e la volete condividere con qualche vostro amico, parente, qualunque persona vi sentiate di condividerla, fatelo, che almeno così riusciamo a far muovere più persone possibile, che è il nostro obiettivo, ok? Noi ci fidiamo di voi e voi sicuramente vi fidate di noi, perché continuate a esserci vicini in questo momento, ok? Quindi se... Ripeto quello che ho un po' detto all'inizio, se avete voglia di avere un contatto un po' più ravvicinato con noi, abbiamo avviato un progetto tramite delle videochiamate dove facciamo delle lezioni a numero chiuso, quindi se vi piace muovervi insieme a me, contattatemi, scrivetemi senza nessun problema, che proviamo a fare una prova, una videochiamata, e almeno ci confrontiamo, e se avete dei bisogni, dei consigli da darci, alla grande, noi siamo felicissimi. Quindi grazie a voi, grazie a Silvia che mi sta commentando, e ci vediamo la settimana prossima. Un saluto a tutti quanti e condividete, ricordatevelo che per noi è importantissimo. A presto, ciao!